12 e 29 minuti, mercoledì 10 marzo, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta dagli studi di Milano News, una nuova puntata, un nuovo appuntamento per conoscere la nostra città e vedere quello che succede appunto all'interno della nostra grande Milano. Prima di partire, lo sapete, come sempre ci colleghiamo con Arianna, il vaso di Wise Air, il vaso che respira, il vaso che grazie a un sensore ci dà in tempo reale il livello del PM2,5 nella nostra città. In questo momento il livello medio cittadino è di 32 microgrammi per metro cubo, quindi livello di soglia appena appena superato. Ricordiamo, il livello di soglia dell'OMS è sul 25, siamo invece a 32, quindi aria leggermente inquinata, ma comunque ancora con livelli abbastanza buoni e ben lontani dalle alte cifre a tre numeri delle scorse settimane. Ricordiamo appunto che Wise Air e Arianna può essere installato su ogni balcone, ogni terrazzo a vostra disposizione, e grazie alla rete di 100 Arianna in giro per la città possiamo ricevere questo dato di 32 microgrammi per metro cubo che ci arriva in diretta in questo momento dai ragazzi di Wise Air. Grazie mille per il vostro lavoro. È un lavoro appunto di rete, un lavoro che avviene grazie a degli ingegneri informatici e oggi parliamo di informatica, parliamo di cyber security, parliamo di sicurezza informatica. Lo facciamo con una delle aziende leader nel settore dell'informatica, stiamo parlando di Microsoft e con noi abbiamo Luba Manolova, che è la direttrice di Microsoft 365 per la cyber security. Buongiorno Luba, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Paolo. Grazie mille per esserti collegata con noi. Allora, diciamo, la cyber security, la sicurezza informatica è uno di quei temi davvero importanti. Se ne parla in realtà da tantissimi anni, se ne parla più forse, ahimè, nei film che nella vita reale, e quindi rimane a volte un mistero, quando invece poi i problemi però ce li abbiamo nella vita reale, giusto? Perché è importante parlare invece di cyber security? Ma cyber security è diventato un tema estremamente caldo, lo è diventato non solo nell'ultimo anno, quando tantissime persone si sono spostate online, no? Perché la nostra vita, sia quella professionale ma anche quella privata, in qualche modo è diventata digitale a tutti gli effetti, soprattutto nei momenti di chiusura, no? Ma il new normal, come spesso adesso diciamo, sarà un new normal sempre più digital oppure ibrido, che in qualche modo combinerà il mondo digitale e quello fisico. E quindi quella tematica cyber security, ovvero proteggersi in maniera, diciamo, resiliente da tutti gli attacchi, soprattutto quando uno, diciamo, spende tanto tempo in digitale, è diventato molto, molto Importante. critico, un aspetto estremamente critico della nostra vita. E tra l'altro in uno scenario dove nell'ultimo anno il fenomeno si è intensificato, perché già negli anni precedenti, dal 2012-14, c'è stata una progressiva crescita esponenziale degli attacchi cyber. Nell'ultimo anno, diciamo, c'è stata sempre una intensificazione, ma soprattutto è stato utilizzo il tema Covid per in qualche modo attrarre sempre di più persone per poter magari cliccare o entrare su alcuni domini o URL malevoli per in qualche modo appropriarsi poi di Di dati dati. sensibili. Ecco, Luba, tu giustamente dicevi che la new normal sarà poi una vita digital, no? E proprio questo è che oggi stiamo raccontando. Perché oggi a Milano News parliamo di sicurezza digitale? Perché Microsoft apre un luogo fisico, in realtà, in cui andare a scoprire, a capire tutto quello che c'è da sapere sul tema, giusto?
Sì, Microsoft di fatto conferma il proprio impegno nel campo della cyber security, dove noi da anni investiamo più di 1 miliardo all'anno in tecnologie, in sistemi, in servizi per proteggere in primis il nostro digital estate, si chiama come real estate, digital estate della nostra organizzazione, però il valore più importante è quello che trasmettiamo. Questo valore che abbiamo creato a tutti i nostri clienti e partner. E oggi, di fatto, questa protezione molto estensiva, end-to-end, come noi chiamiamo, che protegge le mail, le applicazioni, i device, gli endpoint, come Ok. qualcuno li chiama, piuttosto, diciamo, tutte le infrastrutture, no? Sia on-prem che in cloud. Tutto questo, diciamo, digital estate viene, diciamo, reso disponibile, viene democratizzata questa tecnologia e portata di mano anche ai piccolissimi, a piccole medie aziende, ai professionisti, che è una cosa molto importante. E poi noi abbiamo confermato proprio il nostro impegno alla formazione, che è estremamente rilevante perché soprattutto nell'ultimo anno più del 40% delle imprese italiane sono state attaccate dai Questo è un criminal. dato, questo è un dato molto interessante, Luba, un dato quasi sconvolgente, direi, nel senso che tu mi stai dicendo che il 40% delle aziende italiane ha subito in una maniera o nell'altra un cyberattacco, giusto? Quindi non è più appunto, come dicevamo all'inizio, invece una cosa solo da hacker e da film apocalittici, ma è una realtà che tutte le aziende devono ogni giorno contrastare. Sì, per il 40% delle imprese italiane questi attacchi sono aumentati perché sempre sono stati, però per il 40% sono aumentati nell'ultimo anno e noi sappiamo che le piccole e medie imprese per il 60% sono target di questi attacchi perché proprio magari non hanno la protezione sufficiente, non hanno le competenze, non hanno proprio il background per avere questo approccio proattivo nel prevenire, no, le Ottimo. minacce E lì arrivate informatiche. voi allora, lì arrivate voi in quel punto. Esatto, e quindi noi abbiamo aperto questa experience, questa cyber security experience che è dedicata alla formazione sulla sicurezza informatica, no? L'abbiamo collocata all'interno del nostro Microsoft Technology Center, della Microsoft House, della nostra sede di Milano, che si trova in Viale Pasubio 21, che penso molti di voi conoscono perché si trova proprio nel nuovo quartiere di Porta Nuova, no? In questo bellissimo Bellissimo. edificio di design con più di 800 finestre, che in questo spazio noi abbiamo progettato un centro esperienziale su cui sicuramente ci sono anche altri percorsi per diverse categorie professionali, per diversi settori, ma abbiamo dedicato proprio questo spazio alla cyber security perché pensiamo che sia giunto il momento, è sempre più critica questa formazione, no? Per poter trasmettere quanto abbiamo visto che lo scenario vede la sicurezza informatica come un aspetto prioritario di cui farsi carico, no? Soprattutto quando si comincia un percorso di trasformazione digitale, no? Che è necessario, perché adesso moltissimi di noi in 2 mesi, tra marzo e aprile dell'anno scorso, tutta l'Italia ha, tra virgolette, subito una velocizzazione massiva, di digitalizzazione, no? Sì. Perché in 2 mesi abbiamo raggiunto livelli per cui ci avrebbe voluto almeno un biennio, no? Di digitalizzazione. E questo però ha reso molto importante anche in qualche modo capire quali sono, diciamo, gli aspetti critici, perché in questo periodo anche, come lo riporta un nostro importante report che abbiamo annunciato, Digital Defense Report, ottobre scorso,
tutti gli attacchi sono diventati molto più sofisticati, no? E quindi tutti anche i professionisti, ma anche aziende medie, piccole, grandi, sia private che pubbliche, si devono dotare di competenze e di tecnologie necessarie a contrastare queste minacce, no? E Proteggersi. garantire la continuità dei servizi, anche perché stanno spopolando in rete sia il furto di credenziali che i ransomware. Ecco, appunto, Luba, volevo chiedere proprio questo, proprio qua volevo arrivare, nel senso, quindi ci fai capire che proteggerci è importantissimo, anche appunto, dicevi, soprattutto a volte per i più piccoli che sono i più esposti. Quali sono appunto i rischi? Adesso te stavi già nominando due, ma vorrei che ci spiegassi meglio quali sono i rischi, ad esempio, per un professionista, cioè qual è il rischio che ha a rimanere sprotetto, a rimanere vulnerabile? Ma il rischio è di fatto che qualche, diciamo, criminale, perché parliamo veramente di criminali, e tra l'altro sempre di più si è abbassata la soglia, perché magari prima servivano degli investimenti molto importanti, no? Per fare un attacco, mentre adesso anche attraverso questi nuovi, soprattutto il phishing, diciamo, che è diventato sempre più uno scenario rilevante, di fatto che di fa come si fa? Praticamente si utilizzano diciamo degli urla malevoli che vengono inviati via mail. Di solito ti arriva magari da un simile dominio, tipo spesso utilizzano Microsoft, Amazon, Apple, Zoom. Parliamo praticamente di importanti brand di cui spesso magari tu ricevi anche una mail di servizio, no? Dove praticamente ti si chiede di cliccare, diciamo, su una urla, e in questo modo poi i criminali cercano di appropriarsi di alcuni tuoi dati sensibili per poter poi magari utilizzarli per chiedere sia, diciamo, ingenti somme di denaro, no? Oppure proprio a poter accedere a determinati domini, no? E quindi in questo senso è molto importante. Adesso ci sono questi software, anche noi, il nostro come Microsoft, soprattutto per i professionisti, offriamo dei pacchetti dedicati, Microsoft 365, Business Premium, uno per intenderci, no? Che ha tutte queste protezioni e sistemi di sicurezza necessari, per esempio, magari con i dati. La telemetria, intelligenza artificiale, riescono a bloccare questi attacchi, no? E quindi c'è anche una capacità predittiva. Giusto per darvi un esempio, noi blocchiamo solo diciamo, questo è l'ultimo dato in un anno, questo è del 2019, noi abbiamo gestito più di 6 trillion di messaggi email, giusto per darvi un numero. E di questi 13 billion erano delle mail con delle che abbiamo bloccato Bruci perché miliardi. portavano magari di questi 1,6 miliardi portavano delle urla malevoli. Quindi li abbiamo bloccati in modo tale che non siano in qualche modo accessibili, no, alle persone. Subito lì notifica che di fatto c'è qualcosa che non va, no? E quindi la Beh, insomma. persona, diciamo, non accede e non rende vulnerabile, no, uno Chiaro. dei dati o Insomma, credenziali. un grande aiuto quindi da parte di Microsoft per tutti i professionisti in modo che non siano esposti appunto a certi tipi di attacchi. Ricordaci che siamo quasi in chiusura, che però tutto questo può essere approfondito e spiegato ancora meglio nel vostro spazio dedicato. Ricordiamoci quindi Esatto, con dov'è delle e come funziona, come esperienze. possiamo fare per accedere a questo spazio. Ma potete magari inviare anche una mail a me, ecco, mi piacerebbe rilasciare la mia mail che è luba.manolova@gmail.com.
chiocciola microsoft.com e noi potremmo organizzare per gruppi di professionisti, diciamo, dei momenti immersivi in cui spieghiamo, raccontiamo il percorso di cyber security e soprattutto rendiamo un po' più tangibile, facciamo vedere alcuni scenari e soprattutto come si può proteggere, ecco, una cosa molto importante da tenere presente è sempre utilizzare protezioni multifattoriali, come noi li chiediamo, per esempio, quando uno si deve autenticare. Ormai la password è una, diciamo, soprattutto anche se sia molto, diciamo, strong, no? Come Complessa, sono sì. però è molto Non basta vulnerabile, più. quindi di solito noi sempre diciamo, consigliamo già per i professionisti un pratico diciamo, consiglio è quello di utilizzare multi-factor authentication, ovvero una diciamo, password abbinata magari ad un riconoscimento biometrico, piuttosto che un ulteriore codice che viene inviato via mail o una chiamata, un codice via app, no? In push notification. Quindi più fattori per poter accedere alla propria mail ad un dato sensibile e così via. Quindi è molto importante perché il 99,9% degli attacchi arrivano da là. Quindi qualcuno si appropria dei credenziali, no? E questo è uno dei più importanti, diciamo, fattori di attacco, no? Da dove Chiarissimo. comincia poi il tutto. Chiarissimo. Allora, io Luba, davvero ti ringrazio tantissimo per averci dato questa speranza di poterci anche rimanere sicuri, nel senso che appunto il problema c'è, ma si può risolvere. Quindi grazie a te e speriamo appunto di vederci presto allora nel nuovo spazio fatto apposta dentro la vostra Microsoft E House. poi, Dimmi, dimmi. esatto, e poi tutte le aziende comunque possono prenotare un percorso Ok. guidato, e dove, come dicevo, per i professionisti magari organizziamo piccoli gruppi, no? Large In aziendali. base al vertical categoria. Poi le altre aziende sono assolutamente liberi per prenotare il nostro spazio. Quindi Benissimo, allora grazie mille davvero, buon lavoro e un saluto a tutto il team Microsoft che sta lavorando celermente appunto per fare tutto questo in massima sicurezza. Grazie mille davvero a Luba Manolova, grazie mille. grazie, Buona giornata, grazie. grazie mille a Luba. Noi continuiamo con la nostra trasmissione. È il momento di quella pausa in mezzo al nostro cammino durante la nostra giornata. È il momento delle incursioni poetiche delle foche parlanti. Maschi contro femmine, il gioco della palla prigioniera tra due aree, testicole ovaie a rimbalzo, tessere con presenze. Io avari di argomentazioni, non aggiungono altro che sia particolare, altrimenti la palla ti imbrocca esatto, tu salti, schivi, scatti, forse siamo davvero uguali nella fuga. Umani, transumani, non specificato genere, oltre ciò che è natura, lo stereotipo si fa ornamento per esercitare la guerra. Grazie mille ad Alice Bertolasi, grazie mille alle foche parlanti, come sempre un momento bellissimo di riflessione, un momento profondo all'interno della nostra trasmissione per darci un attimo di respiro e soprattutto il tempo anche di passare ai prossimi ospiti che vedo già collegati con noi. Sto parlando di Lisa Cheradia e Albi Oxa di Milano Integra. Buongiorno a entrambi. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora spero tutto bene, vi vedo collegati da vari posti in giro per la città, ma insomma sono contento, vuol dire che si continua ad integrare, Milano Integra all'interno della nostra città. Allora, come sta andando e a che punto siamo, mi verrebbe Vai, Albi, da dire. poi. Se volete, No, bene, mi grazie, arrivato. grazie mille, ci vediamo venerdì prossimo. È arrivato l'audio in ritardo, chiedo scusa. È satellite. Sta andando tutto molto bene, stiamo contenti, nuovamente contenti perché io sono rientrato a Milano dopo un lungo Quindi periodo, Albi è insomma, contento. dopo un lungo periodo di distanza da Milano ma non dal progetto.
Quindi adesso ci stiamo occupando della Milano Digital Week perché, come avevamo annunciato mercoledì scorso con Simona di Valori, abbiamo preparato insomma una serie di eventi che metteranno al centro la Next Generation. Quindi questa è subito la prima attività a cui mi sono dedicato al mio rientro. Per il resto sta andando bene, stiamo portando avanti la campagna Raccontami, che è appunto uno spazio dedicato alle storie dei nuovi cittadini, no? Quindi delle brevi videotestimonianze che riportano le storie, i racconti, i dubbi dei nuovi cittadini che sono arrivati a Milano. E questo è insomma un po' l'aggiornamento generico. Poi, un'altra cosa che vabbè, la faccio dire a Lisa, vuoi raccontare tu, Lisa, del tuo articolo? Questo è molto interessante. Sì, ti ricordi Fabio, qualche settimana fa, forse era già cioè, passato quasi un mesetto, avevamo parlato diciamo, della situazione in cui si trovano le giovani coppie o le persone in generale, in qualunque momento della vita, mi viene da dire, dipende, quando si trovano a costruire famiglia a Ah, Milano. sì, mi ricordo E che sorridendo, dovevamo mettere ti su famiglia io e ricordi? te a Milano, mi ricordo Lisa, sì, mi Esatto, ricordo era questo come cioè, impegno. costruire. Non era tanto su come costruire famiglia, perché la No, gente insomma più o meno lo ci sa si come ingegna. si... Esatto, ma era una rassicurazione anche di Ok. perché non panicare, non scappare a gambe levate se ti trovi a far famiglia a Milano. Ecco, io poi a valle, diciamo, di quell'incontro e anche radunando un po' le idee, mettendole in ordine, sono riuscita a scrivere, devo dire, il mio primo articolo ufficiale, per cui Albi sui social poi ha scritto il debutto di Lisa Chiaradio, mi sono vergognata tantissimo, però mi è riuscito bene, nel senso che sta ricevendo un buon riscontro ed è come dire, vuole essere una prima alzata di palla a una tematica secondo me di cui si parla ancora poco, nel senso che la genitorialità è sulla bocca un po' di tutti, no? Ci sono anche adesso tanti, il Covid ha sollevato la situazione di tanti genitori con a Cavolo. casa i bambini nella confusione più totale, ma ancora poco si parla secondo me di come la vita familiare si gestisce e si integra all'interno della nostra metropoli. Ecco, quindi è anche una chiamata, eventualmente a genitori che volessero dire la loro, Ecco, Lisa, dove lo che volessero. troviamo? Dove troviamo e dove possiamo approfondire? Sì, allora l'abbiamo pubblicato un po' dappertutto, mi pare, Albi. Lo trovate sulla nostra pagina Confermo. Facebook Milano Integra e lo trovate sul nostro LinkedIn, sempre sia Milano Integra che i nostri profili personali. Beh, diciamo che come primo Sul approccio sito, ricordatevi esatto. sempre il sito Certo. www.milanointegra.org, quindi da lì poi noi distribuiamo in tutti i nostri canali. E da lì trovate poi anche i rispettivi contatti, quindi la mail, associazione @milanointegra.org, diversamente ValoriApp, quindi potete scaricare questa applicazione che vi permette di chattare in modo gratuito e immediato con i nostri collaboratori, in cui ci siamo dentro anche noi, ecco. Ricordiamo nell'orario notturno risponde solo Albi, ricordiamo sempre Non questo, siate giusto? troppo cattivi Non fate, nei non abbiate commenti paura. all'articolo, è il mio No, primo. dicevi Lisa, scusa? No, dicevo, era un appello alle persone di commentare liberamente, io ho chiesto anche dei feedback critici, no? Se qualcuno li ha, tipo non hai trattato bene questo, c'è da dire di più su questo, stavo sorridendo dicendo non siete troppo cattivi, il mio primo articolo. Nessuno sarà così cattivo, comunque poi semmai ci pensiamo poi io e Albi a difenderti dal caso, ci mancherebbe. Va avanti invece la vostra campagna, appunto Raccontami, giusto, mi dicevate? Sì. Esattamente, esattamente. Stiamo ricevendo abbastanza riscontri anche positivi. Ci sono delle persone che vorrebbero partecipare, ma sono ancora timide per apparire, quindi dicono sì, vorrei raccontarvi, ma non voglio, diciamo. E quindi stiamo facendo una doppia campagna. La prima è quella di ricercare queste persone, la seconda di incoraggiare queste persone a La raccontarsi. seconda si chiama hashtag Don't Be Shy. Infatti, non siate vergognosi e anzi fateci sapere le vostre storie di vita vissuta o vita che verrà nella nostra città. So che questa Esatto. settimana però un contributo ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo e anche lei abbiamo dovuto, insomma, incoraggiarla, diciamo così, però si è prestata e, insomma, a breve vedremo il suo video, la sua testimonianza e, secondo me, ha argomentato dei punti interessanti e la sua peculiarità è che è arrivata a Milano, poco prima del Covid, quindi è una storia molto interessante, il suo E punto di vista sicuramente può essere uno spunto per i prossimi.
che appunto hanno in programma di rientrare a Milano in questo preciso istante, quindi ancora durante la pandemia. E allora Albi, ti direi che non facciamo nient'altro che allora andare ad ascoltare. Lei è Irene Melani, arriva dalla Toscana, ma ci spiega tutto lei, sentiamola. Grazie. Ciao Milano Integra, sono Irene, ho 29 anni e sono toscana della provincia di Pistoia. Mi sono trasferita a Milano un anno e mezzo fa per seguire un master in progettazione culturale. Purtroppo mi sono trasferita in un periodo che poi si è rivelato abbastanza particolare, ovvero ho trovato casa poco prima che scoppiasse l'emergenza Covid. Questo non mi ha permesso di vivere la città come normalmente avrei potuto fare, quindi conoscendo persone da tutta Italia, dall'estero, andando ai mille eventi e usufruendo delle mille opportunità che Milano normalmente può darti. Nonostante questo, però, nonostante la situazione attuale è ancora incerta, vorrei restare in questa città ancora un po', perché so che può darmi ancora molto e può farmi crescere anche non solo lavorativamente, ma proprio come persona. Quindi la mia speranza è che presto le cose tornino come prima e che Milano torni ad essere la città che è sempre stata. Ed eccola, quindi questo è Raccontami, questo è una appunto delle grandi iniziative che fate voi di Milano Integra. Ricordateci poi come poter fare a partecipare e ricordiamo anche in chiusura che cosa è Milano Integra. Allora, io ricordo la prima parte, lascio a Lisa poi il riepilogo, dato che è bravissima a sintetizzare. Allora, raccontami, la campagna è aperta e la faremo durare, credo, per lungo tempo, perché c'è sempre bisogno di nuove testimonianze e di nuovi punti di vista che possano essere appunto stimoli e riferimenti per i prossimi che arriveranno. Si può partecipare chiunque, ripeto, l'unico requisito è provenire da un'altra regione d'Italia. Ci potete contattare quindi tramite il sito, quindi visitate il nostro sito, ci potete scrivere via mail associazione@milanointegra.org. Diversamente, se volete sapere più dettagli, ci potete contattare tramite Valori App, quindi scaricate Valori App, vi registrate e ci trovate nella sezione Future. Lì potete chattare con noi in modo immediato e quindi vi possiamo spiegare come funziona e fornire tutte le istruzioni per poi poter realizzare a tutti gli effetti la vostra testimonianza. Lisa. Mentre per salutarvi, stavo proprio pensando, Milano Integra è, allora, per chi non lo sapesse, è un'associazione di volontariato, ma stavo pensando che la potremmo definire come l'amico che puoi chiamare, a cui puoi scrivere, sia se stai arrivando a vivere nella città di Milano, sia se ti trovi già da qualche tempo a Milano, per qualsiasi cosa, che tu abbia dubbi, che tu ti senta solo, che tu abbia voglia di fare due chiacchiere, che tu voglia sapere un po', insomma, che cosa c'è da fare a Milano, quali altri ragazzi nella tua stessa situazione ci sono, questo è il nostro contatto, questo è il numero da chiamare, diciamo. Ecco, perfetto. Questo se vogliamo la sintesi. Ricordiamo milanointegra.org, il vostro sito internet, per saperne di più e per approfondire tutto quello che è il mondo di Milano Integra. Io vi ringrazio tantissimo, vi do appuntamento a mercoledì prossimo e spero di vedervi presto, prima o poi anche qua in studio. Mercoledì. Sì, ci siamo, fra due giorni veniamo, non so se si può dire in diretta, ma siamo lì a trovarti. Prima fuori onda, non saremo fuori onda. Fabio, Lisa non riesce mai a trattenere questo tipo di informazioni confidenziali. È il suo entusiasmo e ci piace per quello, le vogliamo bene anche per quello, va bene. A prestissimo. Tra parentesi, grazie. Vabbè, a questo punto svegliamo le cose, sarà la prima volta che io e Lisa ci incontriamo dal vivo, tra parentesi. Beh, non siamo mai visti, possiamo dire in diretta a questo punto. Sì, facciamo la storia Instagram, quella con i cuoricini. Infatti, va bene. Va bene. Io propongo un'altra diretta per argomentare il fatto che è la prima volta che tu e Lisa vi state conoscendo. Infatti, è vero, dopo un anno di collegamenti finalmente ci si vede in diretta dal vivo, anzi, va bene. Grazie. grazie ragazzi, Fabio. A mercoledì prossimo, a presto. Grazie. Ciao. Fabio, grazie. Ciao, a tutti. Grazie anche a voi che ci avete seguito, sono l'una di oggi, mercoledì 10 marzo, si finisce qui la nostra puntata di oggi di Good Morning Milano. Vi ricordo però
che domani esce una nuova puntata di Municipio X, quindi mi raccomando, seguitela. Grazie per ieri sera che avete seguito in tanti la prima puntata di Municipio X, condotta da Francesca Cutrone, è un format importantissimo. Chi non l'avesse visto, andate a cercarlo sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro Instagram, ovunque, perché davvero è un format da seguire, perché parla dei municipi di Milano. Domani, seconda puntata, domani Municipio 7, ospite della nostra puntata di Municipio X. Poi noi invece ci rivediamo venerdì sempre qua alle 12 e mezza per una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.